noi per mostrarci un pochettino delle sue magie in mezzo al campo. Grazie. E invece qui abbiamo un caro amico di vecchia data, Carlo Marani, che molti di San Marino conoscono perché che ha lavorato anche qui, ottimo preparatore, l'ho avuto con me in quel breve periodo, infausto periodo in Fortitudo, e ha lavorato quest'anno a Imola, negli anni passati anche a Mantova per 3 anni. Sicuramente ne hanno tutti e due da dirci e da farci capire. Stasera usiamo una cosa un pochettino diversa, non ci sarà prima uno e poi l'altro, ma cercheranno di lavorare un pochettino in sintonia, prendendosi una mezz'ora Carlo, una mezz'ora Gabriele, per cercare di fare una situazione di sinergia delle due situazioni. Spero che sia interessante per tutti. Adesso vi lascio a loro e buon ascolto a tutti. Allora, se non sentite, alzate la mano, proverò a urlare, però i microfoni non mi piacciono, quindi non li userò. Proverò a fare una roba difficile che ho provato poche volte, cioè cercherò di parlare della parte fisica, però sempre dandovi come idea una connotazione tecnica, perché dopo con Cecca vedrete situazioni offensive e anch'io cercherò di parlarvi di come un giocatore a livello fisico può prendere vantaggi offensivi. Nella prima parte vi cercherò di far vedere degli esercizi e di spiegare come si prendono vantaggi offensivi senza palla, ok? Quindi tutti quei movimenti in cui il giocatore la palla non ce l'ha, tant'è che dopo si parlerà di rimesse, in teoria la palla è fuori, i giocatori giocano senza palla, ok? La prima idea ovviamente è che se io sono più veloce, quindi prendo vantaggio, sì, sì, con la rapidità, col movimento non più so veloce anche tempi, ma il mio avversario, ho un vantaggio. Il problema principale è che quando si parla di rapidità molte volte si pensa solo al movimento dei piedi, ok? Il movimento dei piedi rapido vuol dire che sono una persona, sono un giocatore rapido. Non è vero. Allora, per allenare la rapidità, e lo potete fare anche voi allenatori chiaramente, ci vogliono più cose. Sicuramente la frequenza dei piedi, ma se non c'è spostamento non ho vantaggio. Dopo farò vedere esempi, però intanto proverò a farvi un cappello teorico, dopo andiamo in pratica. Però se non ho spostamento non ho vantaggio, ok? Se non ho controllo in questo spostamento non ho vantaggio, perché posso essere un fulmine, ma se io il mio corpo non lo controllo, a quel punto il mio vantaggio non l'ho perso, ok? Pensate alle situazioni dove corro ma sbatto contro un difensore, corro ma prendo la palla e non la prendo con le mani in terra per terra, corro, prendo la palla e il tiro che ne esce fuori è uno schifo perché non sono abituato a muovermi così veloce. 3 esempi di come il vantaggio l'ho perso, ok? Un'altra cosa difficile assolutamente è l'azione e reazione, anche questo fa parte della rapidità, cioè io posso essere rapido ma se non so quando andare, se non so quando aspettare, se non so capire nelle scelte come applicare la mia qualità, di nuovo la mia velocità di esecuzione non mi serve. Ok? Allora, i piani, ovviamente se avete domande alzate le mani, proveremo anche a creare un dibattito, altrimenti io vado avanti. Adesso farò vedere degli esempi partendo da esercizi banali, facili, poi piano piano andrò un po' più nei complessi, per darvi un'idea. I miglioramenti principali si ottengono dall'under 13, under 12, fino anche in 7. Non pensiate che è una roba specifica per 3 annate, 4 annate, non è vero, queste cose qua si allenano sempre, anche con i senior. È chiaro che allenarli da giovani si va più vantaggio, si ha più possibilità di miglioramento. Se io ho un 35enne che non ha mai fatto esercizi di agilità, inizio a proporgli questo genere di esercizi, chiaramente il miglioramento è più limitato, ok? Penso che ci arriviamo tutti. Però non è una roba inutile, ok? Quindi si può sempre comunque proporre determinati esercizi, trovare qualcosa di nuovo. Allora, prima idea, vediamo, due di voi per favore mi mettete qua sulla linea. ABC di cose che io non farei ma che vi devo far vedere, per esempio la rapidità intesa solo come movimento di piedi rapidi. Lavorate sulla famosa linea di fondo, cioè questa qui che fai, potrebbe essere qualunque tipo di linea, al fisico. Allora, chiaramente sono freddo, un disastro, ho fatto una roba che non si può fare,
andrebbero scaldati tutti. Però, nella vostra testa avete appena visto un esercizio di rapidità, no? Sì. Però mancano tante cose. Ok? Innanzitutto manca lo spostamento. Poi, a dirla tutta, manca anche qualcosa che può essere una qualità che si può già allenare adesso. Per esempio la dissociazione. Per esempio la possibilità di guardare avanti. Ok? Adesso vi posso chiedere, guardate avanti, per favore, mentre fate l'esercizio. Però cosa succede? Probabilmente non tutti lo fanno. Si può già iniziare a vedere qualcosa di nuovo. Cioè, di nuovo, la roba è già vista, però purtroppo voglio fare un percorso. Se io invece ti dico una parola, mettetevi uno di fronte all'altro. Anche fatevi vedere questa cosa. Al fisco, non si può fare questa cosa. Io ho dato un motivo di guardarsi senza bisogno di parlare. A volte parlate troppo, allenatore, lo devo dire. Perché a volte la parte verbale è eccessiva, cioè l'allenatore non mi ascolta più, dovete trovare degli escamotage magari più utili, no? Per essere sicuri che il giocatore faccia quello che vi serve. Un po' come, ne parlerò dopo, però ve lo dico già adesso, quando rompete le scatole a tutti i ragazzi, stai giù con le gambe, stai giù, culo basso, ma chi glielo fa fare? Qual è il motivo di stare basso? Qual è il motivo di abbassare il percento di qua? Che ce n'è un motivo, però è uno solo. L'equilibrio per che cosa? Per il famoso contatto fisico che arriverà, ok? È una delle poche cose che davvero che toglie il controllo. Allora, se io voglio parlare con il mio giocatore, lo rifacciamo, ok? Spesso ci sono di prima. Oh. Però, perché deve dire 10 volte? Posso creare questo piccolo stratagemma e già lui da solo si è abbassato. L'alternativa era che cadeva. Quindi cerchiamo di vedere queste cose, faccio esempi, ci sono tanti esercizi, però cerchiamo di vedere le idee, ok? Però questo esercizio io non lo propongo quasi mai, se non come idea di pre-esercizio. Ok, non sa, però se io prima dell'esercizio di rapidità inizio con un movimento di piedi, mi aiuta la reattività successiva, quindi può essere visto come un pre-esercizio. Però cosa manca qua, tra le tante cose che ho elencato prima? Manca lo spostamento, c'è una lieve dissociazione braccia-gambe, ma banale. Adesso cominciamo a vedere delle cose più diverse. Cambiamo poco, io sono sempre dell'idea che ogni attrezzo deve essere allenante, ok? Allora, la riga da 1 a 10 allena 1, il berillo da 1 a 10 allena 3, scusate, il cinesino allena 2, che è peggio, il berillo allena 3, forse 4. Però iniziamo da questo. Allora, voglio spostamento. Quindi, voi sapete di essere qui prima, quindi siete già un po' caldi, quindi. Adesso l'idea sarà molto semplicemente di non passare la palla prima, però l'unico deve essere avanti e indietro dal piede. Ok? Quindi con l'idea questo è il movimento qua. Dovete sempre superare con qua il sedere, la sagoma del primo avanti, indietro, nel frattempo il testo qua. Allora, cavolata direte voi, sì, però perché non lo facciamo? L'idea del line step è inutile, questo già è uno spostamento che può aiutare di più. E ovviamente lo spostamento può essere fatto su una linea, può essere fatto su due piani. Adesso per esempio facciamo solo laterale lo spostamento, e vi passate la palla e vi spostate sul laterale con l'idea circa di lasciarlo. Si aprirebbe un mondo anche sulla correzione tecnica, come passa la palla, come la ricevono, queste cose qui non posso parlarne. Nel senso, un po' non ho tempo, un po' è competenza dell'allenatore, aspettiamo. Però le idee sono queste qua, andiamo avanti con le idee, ok? Ancora un movimento molto banale, no? Cosa manca? Nella lista che ho fatto prima, no? A parte il fatto che non ho messo le sagome, che dopo magari metteremo, però manca un'altra cosa secondo me fondamentale in ogni esercizio di rapidità. Azione e reazione. Perché se io sono tonto, se io magari sono lento di testa, se io magari non sono concentrato, la mia azione offensiva va a farsi vedere, immaginatelo voi, no? Fate un'azione, uno schema, il giocatore non se lo ricorda, e questa cosa qua è allenabile, non è solo talento puro, è allenabile. Si può allenare con questi esercizi qua. Allora, uno parte dietro il berillo, l'altro la palla. Bene, adesso il movimento laterale che hai fatto prima lo devi fare per andare a prendere la palla, e tu non saprai dove la palla. Tu invece da qui
ti dai la palla o a destra, prima magari. Torni a posto e tocca a me. Battuta tremendamente. Forte. E la vado a prendere. Ok? E per ora è solo una sequenza. Quindi magari non c'è abbastanza ripetitività, però come idea, lui non sa la palla dove andrà, sono movimenti banalissimi, non movimenti laterali. Provare. Ok, ho messo le scelte. Lui dice sì, certo, però è una cosa più. Perché se io so che lui pensa ai compiti in classe e tutto, questo esercizio magari lo fa male. Si allena anche il concetto di azione e reazione, va bene? E siamo solo sulla ABC. Un'altra idea che sicuramente deve essere ampliata anche a 14-15 anni, è che se il velino mi allena per me, io ho bisogno di allenare i movimenti più reali possibili, magari poi non gioco con il velino. Allora, cominciamo già a vedere lo stesso esercizio sul metodo scelto. Però, oltre al fatto che la sedia è più sabato, cambiamo un po' l'esercizio, nel senso che vorrei proprio giocarci. Quindi, cominciamo semplicemente con passaggi, però il movimento deve essere questo. Vado davanti alla sedia, torno dietro la sedia, poi vado dall'altra parte e torno. Ok, continuità. Vado, continuità. Cambiamo la coppia. Avete capito l'idea? Passo davanti, passo più la palla. Passaggio così, grazie. Cosa in più l'ho messo, sì, che il birillo non è però che il birillo era una sagra che vale 3, questa è una sagra che vale 5, ma vi garantisco che lo faccio anche con i senior, con gli americani, è una cosa in più, che a loro non dispiace, nel senso che ci sono delle volte in cui cambiare le cose stimola, anche se sono dei delfini, mentre le sedie rosse, gialle, blu. Io in questo caso ho abituato i giocatori a schivare dei giocatori avversari. Quindi non ha senso allenare loro con birilli alti così, che si scavallano e si vede bene cosa c'è davanti, ok? Se avete domande potete farle, se avete dubbi, io vado avanti. Altra cosa che si può fare, aumentare l'idea delle scelte. Un'altra cosa interessante, una scelta solo la prima, o a destra o a sinistra. Adesso proviamo a fare una lettura, ok? Una scelta ragionata. Io gli ho detto, se passo la palla laterale è un movimento difensivo, ok? Io me la ripeto. Se la palla viene qua, tu dovrai correre a contestare il tuo ritiro. Quindi tu devi capire cosa faccio con la palla. Bene, un'altra cosa che può essere banale ma non lo è. Lui deve stare attento non solo alla direzione delle cose, ma anche a cosa succede. Dopo, spoiler, parlerà del linguaggio visivo, parlarsi. È un po' una sfida anche, non solo tra compagni, ma anche tra avversari. Ok, non è che devo fare che io sono tutti i miei compagni. A me interessa anche vedere se il difensore vede cosa fa l'attaccante dagli occhi. Ok? Quindi va allenato. Chiaro che questo non succede, però aiuta a abituare i giocatori a guardare cosa succede, ok? Ultimo ma non ultimo. Adesso tutti voi prendono il posto delle scelte. Io in tempi non sospetti, forse 10 anni fa, faccio clinica a Forlì con le stesse idee, poi puntualmente in giro non le vedo. Però perché non proviamo a usare i nostri ragazzi invece che tenerli in fila i caproni? Li usiamo per sale, perché in partita succede questa roba qua. In partita succede che i miei giocatori non sempre vedono cosa c'è davanti, perché c'è un giocatore, non c'è. Non vedete la partita dall'altro, la vedete dal campo. Abituarli a muovere la testa in base ai giocatori da davanti può essere utile. Quindi adesso per favore ci alterniamo di per ora. Aspetta un attimo, la palla qua, hai visto cosa facevo io? Fai uguale, quindi gli passano la palla a sinistra o tiri. Tu rifai la stessa cosa, l'hai già vista, quindi è più facile. Quindi se ti passo la palla laterale vai, e se tira, l'altra faccia la vediamo. Stessa cosa, guardate la reazione che ha lui con gli occhi. Va
provato di fare la finta, ma ho fatto la finta di tiro, che era quella che aspettavo. Oh, vabbè, comunque, l'esecuzione per ora la lascio perdere, cioè, se voglio essere spiccio, deve durare 6-7 secondi, entro i 10 secondi va bene, l'intensità deve essere massima e si devono ruotare i giocatori in modo che si lavora 1-2, 1-3. Quindi se io ho una squadra di 12 giocatori, ho questo famoso terzetto, quartetto, mi dispongo a fondo campo o sul lato lungo e si lavora in continuità. Okay, adesso questa parte qua di continuità non la faccio, sono stati qua delle ore. Ok? Però ho cominciato a mettere il sagome, ok? Piccole scelte. Se non avete idee, cioè se non avete domande, vado avanti con qualche idea in più. Allora, un'altra idea. Ricominciamo un attimo dai movimenti facili, però questa idea è più sul lavoro di azione e reazione, se ne faccio una più la movimento davanti alla sedia, questo si deve. Ok, io decido che tu inizi il movimento per prima. Tu devi partire da una parte. Il gioco è, e ora lo facciamo facile, il primo che tocca la scelta di là. Tu parti quando vuoi, ti porti quando parte lui. Torna indietro. Adesso gli avevo scattato. Sì, però, sì. Adesso l'esercizio è vado avanti, sono finito. Però un'altra cosa da provare. L'esercizio sarà, cioè è l'esercizio che dice quando l'altro, cioè quando il primo che arriva, si rimette in posizione, ok? Senza spaccare la sedia, quindi voglio anche un controllo in frenata. Thank you.
tempo di traffico di nuovo. A te, è chiaro che vince spesso una delle squadre che ha meno traffico, ok? Però è allenato. Qui si può mettere la palla in palleggio, io l'ho fatto in 12, con squadre da 3 invece che da 2, ho messo 3 squadre da 3 e una che attraverso. Queste idee qua si fanno in mille modi, non ne ho mai avuto nessuno, però qualche scontro c'è stato, ma under 14, under 15, under 16, ci sono età in cui loro si divertono, imparano un po' perché sono complessi anche, sul momento di traffico. Ma già una cosa. Ovviamente qua c'è sempre l'ultima squadra per chi ha più traffico, ma magari posso divertirmi con i giocatori più veloci e mettere in posizione lì. Ok, nulla mi vieta di pensare di mettere i giocatori veloci lì e i lenti che fanno il contorno per abituarli a scavare. Siete sicuri che non avete domande? Purtroppo l'esecuzione è stata veloce, ho cercato di far vedere delle idee. Quindi io presumevo che voi avevate, che avevate dei dubbi. Se non avete dei dubbi, parola coach cecca, ricomincia la parte di giocata. Ok, iniziare, vado. Sentite, non ho il microfono, come cavolo. Allora, innanzitutto è molto emozionante per me essere qua oggi perché è il mio primo clinic a casa, è bello vedere tante facce che conosco. Secondo, vado a spiegarvi un po' la motivazione di perché ho scelto di fare questo argomento. Tutti noi, dalle giovanili alle prime squadre a più alti livelli, tranne l'Eurolega, poi vi spiego perché, o lo sapete perché, tutti noi abbiamo una cosa in comune, i tempi morti. La pallacanestro è uguale per tutti, dalla promozione, dalla WISP, fino all'Eurolega, nei tempi morti, ovvero l'inizio dei quarti, i time out. Tutti abbiamo gli stessi time out a disposizione. E allora mi sono detto, che clinic posso fare che vada bene per tutti? Perché quando sono seduto lì mi piace prendere qualcosa. Allora, che cosa posso fare che vada bene per tutti? Situazioni speciali da rimesse o da dopo time out o, come sarebbe bello, negli inizi dei quarti, dopo ogni pausa. Quando dico time out, ovviamente intendo tutti i time out, tutti i 10 time out, perché spesso, magari sbagliando, utilizziamo il nostro time out per disegnare qualcosa di diverso, ma non utilizziamo quello degli altri, che magari lo chiamano perché sono in difficoltà, avranno loro l'attacco. E noi parliamo di difesa, giustamente, ma non sempre parliamo della seconda azione, dell'attacco che verrà dopo. E lì si può fare qualcosa di speciale. Cosa intendo di speciale? Assolutamente niente. Io proverò a farvi vedere cose che il 99% avete già visto, perché non le ho inventate io. Sono tutte situazioni che negli anni, guardando partite, mi piacciono, ci penso, magari le modifico e propongo. Quindi potrebbe essere per voi come andare su YouTube, vedere un video, quello che vi piace lo prendete, quello che non vi piace lo lasciate stare. Vi spiego come formuliamo questa prima mezz'ora. Prima mezz'ora sono appunto situazioni speciali da nostri giochi. Giochi che abbiamo tutti, li vedrete. Ma tutti, veramente tutti, dalla WISP
in Eurolega no, scusate, prima parlavo di Eurolega, hanno due timeout in più perché ci sono i TV timeout, quindi ancora più pause. Situazioni base, facili facili, che usiamo tutti, dalle quali però possiamo prendere qualcosa. Quindi prima vedremo la situazione normale, dopodiché io prenderò i blu per facilitare, abbiamo scelto una squadra che fa sempre l'attacco, proverò a disegnare una situazione speciale che loro hanno visto prima con me, non sul campo, i ragazzi non l'hanno mai provato sul campo, l'hanno visto solo alla lavagna, e proveremo a mettere in difficoltà la difesa che difenderà veramente, non faranno le stacche. Vediamo cosa succede e poi ne parliamo, perché facciamo questo, perché facciamo quello, qui si potrebbe fare qualcos'altro, magari viene fuori qualcosa di interessante, ok? Allora, andiamo. Doppio picchiato all'alto, corna per tutti. Ah, ovviamente io questo dopo non lo posso più fare perché c'è coach Salieri, ci gioco contro l'anno prossimo, me le vede tutte, quindi io queste me le faccio vedere, però non le farò mai perché sennò sono già fatti. Classico picchiato all'alto, prendi uno dei due blocchi, decidi tu, il bloccante rolla, si apre, ribaltamento secondo picchiato all'alto. Fatelo piano piano. Non ricevere, bene, ribalto, picchiamo il laterale, tu puoi ricevere, se restare lì, non sali, ok? Certo. Stessa cosa, lo fate di là, lo fate di là. Thank you.
schiacciare. Bene, facciamo vedere la situazione. Non la difesa, va bene. Passaggio. Faccio finta di tagliare. Stop. Invece di creare un blocco classico, ok, frontale, mi fermo e faccio un blocco taglia fuori con la schiena. Il 5 taglia, loro hanno cambiato, 1, 5, noi dobbiamo fare 2, 2 più 1, 7 più 1, non è che lo facciamo anche adesso su sta roba, vai, bene il triangolo, si gira forte il playmaker, palla dentro, Everybody.
abbiamo un 4 atletico e tiratore. Sono molto preoccupato del nostro futuro, quindi lo inseguo, no? Lo inseguo, ma poi rientriamo e gli blocchiamo l'uscita. Cosa hanno fatto loro? Yeah.
se viene inseguito e questo è il tiratore, you
Certo.
blocchiamo. Allora, come succede a volte, il playmaker è quello di esperienza e anche quello più tamuto, può succedere. Allora mandiamolo a giocare in post passo. Parti qui, qua, questo lì. Passaggio, tutto quello che succede dopo è finto, perché lui taglia e gliela mettiamo subito. Quindi allineamento, tutti i lati, l'angolo 4 abbiamo detto che è un buon tiratore, o comunque non è battezzante, hai tutta l'aria per te. Il gioco, l'uno contro lui, nel momento in cui lui viene a trepare, allora ci sta il taglio, ma fino a che lui non vedi che non viene a trepare, non stai là, quindi dati lo spazio, appena lui viene, ci sta. Allora, quindi il botto di lato. Ok. Palla in posto al playmaker, gioca l'uno contro uno. Gli altri fanno la parte, il gioco non fare già. Se ne trova uno più piccolo di lui. Quindi se oltre a volte sbraitare, come è giusto perché ci incazziamo, non siamo chiari nei disegni, può essere un problema. Quindi se vogliamo che loro capiscano e vogliamo provare a lucrare, perché è lucrare, perché abbiamo detto che sono 14 situazioni speciali a partita, primo quarto, secondo quarto, terzo quarto, inizio quarto quarto, tutti time out, secondo me qualche punto si può lucrare. Se vogliamo questo, bisogna essere chiari in quello che disegniamo, altrimenti dopo sono gli alibi, avevi disegnato questo e avevi disegnato quest'altro, il 3 l'avevi messo lì, ma io lì non lo sapevo, quindi chiarezza, se si vuole provare a fare qualcosa. 3 minuti di pausa, poi c'è Carlo per la seconda parte. Go!
Allora, questo è tutto allenato. Allora, questo che ti ho fatto vedere ho un nickname per ogni situazione. Non deve essere una chiamata, non deve essere Tesla, S, ci deve essere un nickname che può essere riconosciuto all'istante. Quindi a me capita il giovedì di giocare molto, 5 contro 5, a volte ci sfidiamo anche io contro il vice e nei time out queste cose le proviamo, nei time out dell'allenamento. Il nickname, ora giochiamo Gianni, lo fai vedere ma nella mente ritorna. Poi ci può essere la situazione che disegni lì all'istante, difficile. Pensate alla lotta contro la gravità,
Ok? Il fondamentale con la palla richiede per forza stabilità. Ok? Se no rimane fondamentale inutile. Allora, chiaramente, le situazioni con la palla possono essere arresto, partenze, possono essere lavori semplicemente di, come dire, preparazione a prendere la palla per poi riceverla in una posizione migliore, quindi anche quello l'ho messo come tempo alla palla. Che se io, come il coach chiedeva, ho un giocatore che è capace di fare il famoso seal, no? Tenere la posizione, mi è più utile piuttosto che uno si fa spostare. Adesso vedrete dal generale allo specifico delle proposte di lavoro che vanno in quella direzione lì. Ok? La possibilità di migliorare il giocatore per avere più vantaggi quando avrà la palla o quando la sta per ricevere. E anche quando fa i blocchi. Questa è una situazione un po'. È un gioco senza palla, blocco, però c'è contatto fisico, quindi pensate anche a questo. Allora, due di voi però adesso, facciamo un momento facile, vi mettete a terra. L'idea, come vi ho detto prima, è combattere la gravità. Quindi la cosa più facile è partire con più appoggi possibili per terra, no? Voi sapete tutti che noi siamo bipedi, quindi abbiamo due piedi per terra, ma per essere facilitati iniziamo con sei appoggi. Mettetevi la palla sul set. Sei appoggi vuol dire piedi, ginocchia e mani. Anzi, meglio ancora, scusate, gomiti, avambraccio. Adesso da questa posizione vi chiederò di mettervi in semplicissima posizione, stabilità, così, ok? L'avrete già visto tutti, però voglio arrivare a dei concetti, spero, nuovi, ma... A mio avviso, quindi mettete in semplicissima posizione, ok? Così fate fatica voi adesso. Beh, non fanno fatica, sono sei appoggi. Ma non è detto che un 14enne o 13enne di 2,3 m cresciuto presto non faccia fatica. Non si sa, ok? Non è proprio automatico. Comunque l'idea è che loro in questo momento siano stabili, quindi vi chiedo di mettere i famosi 4 appoggi a non sempre per alzare le ginocchia. E chiaramente anche la qualità del movimento è utile, quindi stare attenti all'allineamento qui e anche alla testa. E un'altra cosa importante è sempre cercare non tanto la durata. Fermi un attimo. Io quando ho lavorato 10, 15, 20 secondi massimo su questa posizione, sono a posto. Non devo vincere il record del mondo che sono 7-8 ore, non mi ricordo. La verità è che a me mi serve un giocatore che combatta quel determinato posizione pochi secondi. 5, 6, dipende dal rimbalzo, 8, magari 10. La differenza da fare è riuscire a complicargli le posizioni. Quindi a me, subito dopo, quando vedo che i giocatori in questa posizione ce l'hanno lì, a me interessa cambiarli subito. Allora vi dico tanto, a mio avviso mi piace in questa posizione, voi le fate diventare alternate a 3. Quindi praticamente alzate una volta un avambraccio, una volta l'altro avambraccio, una volta un piede, una volta l'altro piede. Proviamo. Io da qua, da 4 già le faccio diventare 3 posizioni, via! Ricordate la correzione di prima. Anche più lenti se volete, un gioco a tempo, ma non di velocità, ma di controllo del corpo. Ok, stop, un attimo, chiaramente anche qui non è che vi faccio vedere eseguiti come dovrebbe essere una seduta di allenamento, perché andrebbero ripetuti, ci vogliono le pause, vado avanti, sono stanchina. Cosa si può fare adesso? Si può diminuire ancora gli appoggi. Oppure provare a cambiare l'idea del piano di lavoro, però per adesso andiamo solo gli appoggi. Quindi l'idea sarà, avete fatto 3 appoggi, no? Diventano 2. Pronti? Ci avete dare 4, metto 2, spero che... Via! Ok. Tanto era solo semplificato. Hanno fatto due cose diverse, ok? Secondo voi, uno ha sbagliato e uno ha fatto giusto? Avete visto che hanno fatto due cose diverse? Secondo voi, chi era giusto e chi era sbagliato? In equilibrio. Alternati in equilibrio, forse. Però, si parla di giusto o sbagliato? No. Però, si parla semplicemente di più o meno difficile, ma bisogna trovare tutto. Ben venga. Allora, se io chiedo da 4 appoggi andare a 2, lui ha lavorato in tettini incrociati, magari era abituato. Quindi mettiti come di prima, stai lì 3-4 secondi che ve lo faccio vedere, alza un braccio e la gamba opposta. Qui l'idea è che io ho due appoggi sfavorevoli chiaramente rispetto a prima, però qual è la fortuna? È che l'equilibrio casca un po' più al centro. Ma nulla mi vieta, io allenatore voglio provarle tutte, perché purtroppo in sto gioco le dovete provare tutte, perché qui in campo si fa di tutto, gomiti in faccia, pugni nella testa. Quindi provarle tutte avvito ai ragazzi, ben venga se cadono. Lui invece che si è più che bravito, perché non è roba, ha provato direttamente ad alzare lo stesso lato, quindi questo è chiaramente più difficile perché il mio equilibrio si sposta, ma non è sbagliato, è chiaro che dopo va corretto, va controllato che il movimento sia eseguito bene,
ma sono sfide per la gravità che vanno sempre bene. Però adesso vi chiedo una cosa, qui secondo voi è un esercizio che mi va nel basket, nel calcio, nel tennis, nella pallavolo, nel nuoto? Lo dico io, sì. Questi sono cose generali, no? Ci mancherebbe. Adesso io voglio farlo, secondo me è giusto provare a vedere qualcosa di qualcosa di più gestistico, cioè voglio vedere un attimo se posso simulare una posizione che mi serve dopo in piedi, simularla per terra. La stessa idea, quindi, se io appoggio il dentro il calcio, la faremo così. Mani più larghe, gambe più larghe, ok? Quindi stavolta le mani andranno in calcio e quando dirò via, vi mettete come se foste in posizione difensiva, ok? Però la difesa già mi lascia. Oggi non parlerò di difesa. Comunque l'idea è cercare una posizione che magari dopo mi serva in piedi. Quindi andiamo via. Tieni, tieni. Via. Dai. Siete sicuri che sei presente difensivo? Allora, poi le dico, quello che ho fatto in piedi. Dietro, ragazzi. Uno po' più dietro di te. Siete comodi? Siamo ancora a quattro appoggi, direi che non è scoperto. Adesso, cosa che un altro punto di piego, proverei a fare tre appoggi. Però l'idea è cercare una posizione che mi serva dopo i piedi, quindi cerco di usare. È più difficile rispetto a prima, però è un'idea che dopo mi serve, quindi è, passatemi il termine, specifico. Poi, vuol dire tutto, non vuol dire niente specifico. Guarda, tre cose. Alternate ad alzare ogni cosa però. Ok, qui già sto cercando un movimento che mi serve anche da correzione, tecnica, mani larghe, piedi larghi, tecnica, non è? Se faccio quello che vedo, vedo meglio un po' prima. Adesso mi chiedo i famosi due appoggi. Ok, gran domanda, se vi chiedo i due appoggi insieme, tipo alzare le mani insieme? Non devi fregare, devi far vedere questo. Da 4 appoggi a 2. Da 2 a 4. Perché sti piedi? Aspetta, allora, l'idea è chiaramente cercare di correggere la posizione. Qui, torno in posizione difensiva. Sdraiato, cioè, orizzontale. Verticale. Orizzontale. Senza cadere come dei mancini, cercate di essere morbidi. Anzi, la cosa più bella è passare a 3. 3, 4, 3, 2. 3, 4, 3, 2, ok, provate. Dopo dovremo voi, va bene. Io sto complicando l'esercizio in base a quello che mi serve nella vicenda. Basta. Ovviamente, rewind, tornare indietro. Rifate le posture di prima, bellissime, quelle generali, come questo inizio. Io posso complicarlo anche queste. Fate 4 appoggi. Piedi uniti, come eravate prima, perfetto. Posso anche complicarlo chiedendovi per esempio di mettersi in laterale, quindi andate laterale, alzate un braccio. È chiaro che questa roba qui va bene, ci mancherebbe, però qui sto andando in direzione che però non c'è, perché io un giocatore che abbia l'equilibrio con le gambe unite non mi serve quasi mai. Pensateci un attimo, quando è un giocatore con le gambe unite? Quasi mai. Quindi io il prima possibile devo cercare di allargare il bacino e avere un tipo di forza, perché si parla di forza, non di ballo, di danza, è forza, su degli angoli che mi servono dopo. Quindi al prima possibile cerco di aprire un attimo le anche, soprattutto. Allora, adesso mettete in posizione con la palla e poi proverete a andare in una posizione orizzontale difensiva con la palla davanti a voi. Proviamo, lascio il cadere, lo scritto per terra. Provare, via! Tornare su, abbassare il sedere, avanti carico, perché in questo momento magari voglio lavorare anche sulla parte difensiva. Non so se vi viene in mente di provare la difesa, questo penso un buon esercizio di riscaldamento. Provare di andare giù. Se vi chiedo adesso di andare giù con una mano sulla palla e l'altra per terra, scegliete voi, via. Bene. Tornare su. Ok, preparate. Vedete, cerco di complicare le cose, ma in realtà cerco sempre di trovare un solo movimento, che è quello difensivo, ok? Che è quello in questo momento la chiamiamo, la vedete nei libri, Paolo. Ok? È una posizione che in campo mi serve. Finora ho giocato con la gravità e finora ho fatto esercizi, e ne farò ancora, che vanno bene anche under 13, under 14, non è
che devono essere con la barba e i baffi per fare sta roba. Sono esercizi che con la gravità possono già farli i bambini, i figli di basket, perché sono cose che ci sono anche in campo. Vado per terra, mi rialzo. No, non è una roba pericolosa, l'importante è farli correttamente. Che vuol dire? Non è che per forza andate a fare due ore consecutive, e soprattutto non è che devono fare in posizioni sbagliate. Posizioni giuste per pochi secondi a qualunque età. Questa cosa qua aiuta. Aiuta quello che dopo scopriranno dopo. Per esempio, qui finora non avete visto la parte di combattimento di contatto, era solo un gioco di gravità. Adesso io voglio iniziare a metterci invece giochi di stabilità da contatti esterni, oltre che la gravità, mi sono roba più. Allora, tutti in posizione di difensiva di split come prima. Allora, prima idea la più banale, tu adesso con la tua bella bellissima palla, uso la palla giusto per avere un attrezzo divertente, cos'è, sposare anche le mani. Però tanto metti in posizione lì, si trova, scorre, no? Cerchi di non muovere, avanti le gambe, non sta asciutto a lungo, sono cadi. Ok, allora, io dico ai giocatori sempre di stare con l'avampiede carico, no? Uno dice, ah, ma che razza, un po' il tallone o meno. Comunque, in teoria, deve essere una posizione, ok? In cui l'equilibrio è un po' sbilanciato avanti, ma non perché è bello vedere sempre, perché è ok. Perché devo stare così? Perché devo essere pronto a correre, pronto a fare un gesto che mi porta in avanti, collaterale. Se io sto con i talloni, sto andando con i talloni. Perché non lo vedo? Mi faccio così, adesso sono a piedi, lo faccio così, per meno, ok? Allora magari, invece che parlare 100.000 volte, parlarci, non lo ascoltano più, creare questo tipo di didattica, dove lui è obbligato a evitare di stare sul tallone con un succo, ok? Perché in realtà è l'avampiede che lo deve essere carico, che mi aiuta a tenere più forza al pavimento. Devo prendere la famosa presa del pavimento, bella l'idea, le dita che si attaccano al pavimento, così deve essere, no? Anche la schiena, magari. Ok. Altra idea, per esempio, l'esercizio di prima, adesso potete sparare, scendo, mi salgo, con te vengo a scappare, vieni, non voglio che mi faccia, ma non devo dargli, ti sta solo a te, perché devo non esistere. Ci siamo le piccole didattiche, su queste sono mille idee. Un'altra idea può essere lavorare direttamente in particolare. Ok, quindi magari sempre con le palle qui, ci mettiamo in posizione, andiamo via, cominciamo a darci la palla in particolare. Ok? Sempre per non stare con i talloni carichi, è giusto, ma detto giusto. Provare a combattere come i galli, pigliateli, sempre mantenendo ovviamente la posizione corretta, perché il gioco quello è. Cosa difficile è riuscire a trovare un equilibrio per cui riesco a come dire, mettere in difficoltà l'avversario senza cadere io. Okay. Ripeto, se avete domande fatele, perché io vado avanti come un 4x perché poi si stanco e finisce. Allora, finora avete visto una posizione, che è quella famosa power position. Ok, tiri larghi, paralleli, difensiva sì, ma anche offensiva. Un'altra posizione, soprattutto offensiva, che va allenata, si chiama split, ok? È una posizione che si tende un po' a dimenticare, ma che il giocatore di basket assume molto spesso, molto più spesso di quello che pensi. Quindi, praticamente, adesso prendiamo una mano sopra, piede avanti, piede dietro, ok? Adesso proverete a fare posizione di quella di prima, di power, posizione di split, power, posizione di split, e poi lo provate a fare volendo in avanti, power, split, power, split, cioè praticamente passate piedi paralleli a piedi al mano. Ok, provate, senza strisciare quei piedi, alzate bene, piegare le gambe, tenere forte la posizione, un secondo più forte la posizione per i quarti. Ok, ma buona, un buon controllo di questi movimenti in questo momento può essere molto utile quando insegnate le partenze. Ok? Adesso per esempio voglio chiedere di fare una posizione di split come se fosse una partenza in crociata. Quindi io vado, torno, vado, torno. Perché gioco forza, io chiedo ai giocatori di fare partenze incrociate, partenze dirette, se poi non hanno la stabilità, la forza, di mantenere la posizione giusta, non vado a altra idea, combattimento, prima, qui, mi metto, no, tra di voi, però
scegliete gli split. Scegliete, non importa quale gamba, ricordate che adesso cammina anche con la palla, senza in faccia però. Via, vai, combattente. Devi stare lì, se cadi, muoverlo. Banalità, invertiamo i piedi, vai, vai, invertiamo i piedi, vai, no, combattere. Avanti, ricarico. Ok. Bene, bene. Queste sono tutte idee che devono essere per forza, visto che esercizi di forza, usate giù di proprio, sono tutto e per tutto esercizi che preparano al lavoro in salvezza, il famoso lavoro di ipertrofia, no? Quello che uno pensa come lavoro che aumenta la massa muscolare, è vero, però io devo aumentare la massa muscolare in funzione di un controllo del movimento che mi serve dopo, altrimenti faccio dei giocatori, creo dei giocatori goffi che non si sanno muovere, le cui prestazioni di salto, di corsa, sono scarse. Perché fondamentalmente il problema è quello, ok? Se avete domande, ripeto, fatelo. Adesso cominciamo a vedere un'altra idea, che è quella di giocare un po' di più con la velocità, ok? Perché chiaramente questa è stabilità, però poi quello che serve che in dinamica loro vanno un po', prima di parlare di forza esplosiva, però cerchiamo di vedere esercizi dove magari c'è più movimento. Prima idea sempre da soli, poi dopo facciamo un po' di combattimento. L'idea può essere, e secondo me è molto utile per iniziare a vedere quali sono le conclusioni, da questa posizione provate a fare due passi e fermarvi su una gamba per 3 secondi, quindi per esempio, poi magari dopo la provate laterale. Banalità, sì, però funziona, ok? Questo famoso si chiama step stick, l'idea di fare un passo, tac, il resto si può fare multilaterale, variabili più o meno infinite. Ho iniziato a creare quel movimento. Chiaramente la condizione dopo sarà dargli la palla e trovare la conclusione, ma adesso vorrei un fermo, dato che ora dovrò un fermo. Voglio aumentare il movimento anche per quanto riguarda il contatto fisico. E per questo oggi uso una mitica fitball, io la uso spesso. Chi mi conosce lo sa, io ci porterei e porto anche a te. Allora, sono lungo. Prima idea, combattere ma mantenere per ora il controllo. Quindi io vi chiederò, abbassare a sedere, come la funzione power di prima. Al mio dire, cercate di spingervi senza muovervi però, ok? Quindi spingilo senza che ti muova, nel tenere un po'. Questo anche qui l'esercizio deve durare 6, 7, 10 secondi, non 33, 44, non mi serve. Il giocatore di basket ha questo momento di controllo e di spinta, di lotta, 10, 15 secondi, bene che vanno magari, a volte spinge 3 secondi per il tempo. Però non potete fare esercizi del genere che durano un minuto, ok? C'è chiaro, non è un attimo a capire la pallacanestro, forse la capite più di me. Adesso però questa idea è semplicemente molto didattica, no? Di spinta, la voglio applicare a una roba molto più impegnativa. E diventa un esercizio di forza vero e proprio. Allora, tu dovrai spingere l'intensità sul domani. Quindi adesso tu devi sempre la presenza di prima, lo so, tanto e devi riuscire a rallentare la tua forza, quindi a mantenere il movimento e ad arrivare a quella linea di controllo. Quindi tu piano piano avanzerai, lui che fa l'attimo, quando arriverai qui, ci si questo non ci va molto. Proviamo. Thank you.
spalla. Stop. Ok. Un'altra idea. Ma perché non posso mettere le mani sulla palla? Rimbalzo, ci fa. Vedi? Magari fallo, però io nel dubbio lo faccio sull'altro, visti, tenete le mani sulla palla. Perfetto, ricombattente. Con le mani che tengono la palla, ma se fosse una persona che è fuori. Io qua ho creato un esercizio, quello che ha detto, di forza massima, che è non di stabilità, di cassatelle, ma di forza massima. La loro componente muscolare, soprattutto per quanto riguarda le gambe e la schiena, sta lavorando al 100%. Okay? Non ho creato sovraccarico come gli squat, ma la loro componente muscolare adesso attiva al 100%. Si può ovviamente fare su movimenti diversi, per esempio fianco a fianco. Per comunicare la mia empatia, mi ok, allora, prima idea, anche qua, didattico, spinta. Io se devo spingere un giocatore, mi fammi dare un po'. Se pensate quando io devo spingere un giocatore, e come l'ho insegnato, fianco è una delle cose che spinge di più. Ok, il piede magari prende vantaggio, ma il fianco è quello che spinge, non gomiti o le dita o la testa. Il fianco. Ok, se devo spingere lui devo fare questo. Posso usare la palla, quindi adesso mettere il fianco sulla palla. Avambraccio qui, non faccio niente, perché prima che sono io sono a posto, piega i gambini. Adesso la primissima idea è solo come prima spezzo un posto, spingermi. Stop. Ok, non sembra, ma già facendo un po' di fatica. Adesso, per cambiare l'idea, per fare una roba un po' più coreografica, mi chiederò, esperimento interviene, di provare prima a spingermi e poi provare un giro dorsale e trovarmi in questa posizione qua. Dopodiché, quando vi dico girate di nuovo, vi mettete in posizione laterale. Spingimi. Gioco dorsale. Di nuovo prima. Uè, non l'abbiamo provato, è questo fuoco ammestrato. Bravissimo. Ancora. Cambio lato adesso, quindi vi girate dalla parte. Via. Stop. Bellissimo. Questi tipi di esercizi banali danno una grande mano quando voi insegnate a un dicendo a liberarsi sotto canestro, così evitate che poi c'è canestro a mano. Perché se riuscisse ad avere il controllo del corpo fatto il giro dorsale con la palla, farebbe 100 punti partiti. Sono banalità, lo aiuto. Ok? Adesso vi chiederò il famoso combattimento, perché anche qui mi piace tanto combattere. Quindi vi mettete sfalsati e tanti di ormai non sono in pausa. Piega le gambe. Bene, allora, combatto. Quindi adesso tu spingerai, tu rallenterai fino là, quando questo piede, non ti dico. Vai. Spingere. Cambio. Destra. Chiaramente si cambia lato. Anche qui l'esercizio deve durare 10, 15, 20 secondi, non più. Ok, si è formato un dato ritorno. Perché si lavora sia andata che ritorno. Ok? Qui ho di nuovo fatto un esercizio di forza massima che chiaramente è progressivo rispetto agli altri, quindi se il primo esercizio lo faccio del 13 o del 14, poi magari sono del 15 o del 16. Cioè qui ci vuole buon senso, non è la tabella scientifica di fisiologia dello sport, è buon senso pratico. Vi presento a tutti gli anni che esercizio è questo, troppo. Ci vuole un po' di progressione, prima i soli contatti, prima la stabilità da terra e viene su, ok? Poi gli occhi fanno la differenza, se vedete che il giocatore ce la fa andate avanti, se i vostri bambini non ce la fanno fate quasi niente. Ok? Ci siamo. Perché adesso tocco un tasto che mi dà fastidio, però 10 minuti lo tocchiamo. Sono finalmente pronti ragazzi a lavorare con sovraccarichi, no? L'idea è che successivamente a quella che è la componente di forza, di stabilità dei muscoli tonici, è ora di provare la muscolatura che crea movimenti. Ok? Adesso non vi farò vedere gli esercizi perché se c'è una settimana ci vuole per lasciare peso e tutto, però dovete passare, dovete capire il concetto. Solo se io posso avere questo controllo, parlando soprattutto in questo caso degli arti inferiori, posso iniziare a chiedere ai giocatori di fare dei movimenti esplosivi sugli arti inferiori. Quindi magari mi sovraccarico, posso iniziare a fare un movimento di squat, posso magari fare movimenti di affondo e di spinta su. Adesso
siete voi che dovete sapere tutti i servizi, però il concetto è solo adesso si può richiedere un sovraccarico su movimenti. E attenti, perché è fondamentale una cosa, il movimento va fatto veloce. Se io rallento troppo i movimenti perché ho esagerato lo sovraccarico, non vado nella direzione che mi serve. Ok? Soprattutto alle famiglie. Poi certe situazioni con degli adulti d'estate o quando una delle problematiche, ha avuto infortuni, quella, lavorare su altri tipi di carichi, no? Sulla forza massima, ipertrofia, quelle sono altre cose. Ma a giovanile, dove deve insegnare a muoversi a un ragazzo alla massima velocità, intensità e tutto, deve essere sempre un esercizio veloce. E voi immaginatevi, perché il problema non è sulla carica, però immaginatevi che più il carico è pesante, più mi rallento, no? Io ho una sedia, pesa 3-4 kg, se la sollevo alla massima velocità, dico, ok, se pesasse 100 kg, visto che salirebbe forse, così. Ok? Perché è il peso che fa la differenza sulla velocità di contrazione. Io ho fatto un esempio sui movimenti delle gambe, vale anche per le spalle, vale anche per il petto, vale sulle spinte, vale su tutto. Ogni movimento si rallenta se gli si applica un sovraccarico. Ok? E guai a voi se parlate di muscoli, un'altra cosa che si deve evitare. Il corpo umano non ragiona sui muscoli, ragiona sui movimenti. Il nostro cervello è fatto per muoversi, non per pensare ai singoli muscoli. Quindi, quando voi sentite dei giocatori che parlano di muscoli, come se parlassero di taekwondo invece di parlare di basket. Semplicemente, si ragiona sui movimenti. I movimenti sono spinte, frizioni, salti, ok? E anche questi sovraccarico solo dopo aver imparato, ok, questo genere di movimenti. Ma neanche una domanda, neanche questa roba. Siete addormentati? Siete sicuri? Lascio la parola secca. Ok. Ovviamente se volete venire più in qua le facciamo tutte su questo campo, ok, se volete avvicinarvi, se no se ci vedete bene. Ovviamente adesso gli diamo un'idea di quanto manca e quanto sta, ok? Poi non hanno il cronometro, non c'è lo stress da partita, adesso proviamo a vedere la situazione più che il punteggio e il momento della partita. Però adesso facciamo rimesse finali di partita, quindi per vincere la partita, ultimo possesso, rimessa, la facciamo di qua, abbiamo il tampone qui, il tavolo di solito sta di là, quindi stiamo di qua, e dopo facciamo rimesse fondo. Le rimesse fondo dopo varieranno, possono essere uscendo da time out o con pochi secondi, qualcosa che abbiamo visto durante l'anno e proviamo. Vámonos, tú, va, ganaste. Vediamola, non l'hanno fatto bene. Vai.
pianta. Innanzitutto, stringetevi, idea, il primo va, finta, ok, finta di passare, lui prende e esce, adesso è il vero elemento, vado, chiudo, prima quando l'hanno fatto hanno sbagliato il timing, hanno chiuso sul secondo, ci sta, non l'hanno mai fatta, l'hanno visto per la prima volta disegnata qua, rivediamo. Il terzo qui, la vostra. Diciamo che è il nostro uomo, tiratore, leader della squadra degli esterni, deve vincerci la partita. Quindi sono molto concentrati su lui. La prima è una finta, vai, fai finta di tanto, bene, bene, prendi e vai. Adesso se lo sai, stai lì e ti gratti, che è giusta la necessità, quindi non ti gratti, ma lo senti forte. Adesso è il vero, dobbiamo ben chiudere subito, il passaggio al più forte, provo a prendere e tirare, ok? Da qui se creiamo un cambio, proviamo ad attaccare col 5 pronto dentro, ok? Domande? Blu, qua! Torna lì, palla là.
vogliamo lui, entra in campo e giochiamo questo triangolo per palla dentro. Torre indietro, situazione di prima, cioè cambia la situazione. Bene, vantaggio grossissimo, perché adesso lui si tuffa con una freccia, bene, però dice, va bene, cambio subito, vado, vai. La situazione è quella di prima, intanto mi ha creato 2 contro 5, oppure mi ha match minore, però qui l'abbiamo creato, sicuramente andremo a prendere questo. Ultima azione, rimessa, cambio su tutto. Quante volte l'abbiamo detto? Cambio su tutto, cambiate, cambiate. Bene, cambio sul 5, ok, cambio sull'uscita, ok, andiamo a beccare il 5. Se loro sono bravissimi e non cambiano mai, riescono a non cambiare, bam. Bene, abbiamo detto che l'ultima opzione è palla al 5, qui cosa fare? Larghi e si gioca a 2, il nostro playmaker con il nostro 5. Possiamo fare dribble and off, possiamo fare passaggio e pick and roll, vai, la sponda è già pronta, la sponda è già pronta, il tiratore è già pronto, il tiratore è via. Siamo noi arrivati alla soluzione. Ok? Blue power. Va bene, 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 la prima. Ci sono liberati di più. Non cambiate, dovete cambiare l'idea, non cambiate l'idea.
Bene, però lui era così, giusto? Adesso lui è fulmine, boh, devi seguire. Adesso siamo nelle sue mani. Allora, che dobbiamo fare? Palleggia questo tiro, può prendere e tirare da tre punti. Noi il vantaggio glielo abbiamo creato. Poi rassegnare e sbagliare con sempre il giocatore, però il vantaggio glielo abbiamo creato. Ok? Questa dovreste averla vista in giro, è molto usata. Blu! Fai. Dai.
sta accadendo. Ma che sei un buon amico. Posso fare no, ma... Pronti? Ha cambiato, ha ricevuto un piccolo, si è preparato di 4-2, quindi
vista, differenza di centimetri, proviamo bene. Altrimenti, salti fuori e proviamo a fare. Oppure, attacchi da dietro. Ok? Se non c'è niente di tutto questo, e sono bravissimi, non cambiare, e ognuno ha destra sul suo, va, ognuno ha destra sul suo, va. Ognuno resta sul suo, devi riuscire a saltare fuori, prenderla. Bene, ti allarmi. E il 5 viene a rompere il gioco con un piccolo. Ok, però al finale non siamo riusciti a vincerlo immediatamente. Palla fuori con un pick and roll del nostro 2 col nostro 5. Ok? Ultima laterale, grazie. Più. Giro, sempre quello uomo, ecco tu,
lo segui. Bene, vai. Lo segui, magari ti aiuta lui, magari lui ti può aiutare. Va benissimo, questo può finire. Vai, mi giro e io ho due corpi che lo blocco, perché c'è anche questo, cioè qui c'è del casino. Lui. Okay, perfetto.
puoi postulare. Dai, puoi tagliare? Abbiamo finito tutti, buona estate a tutti.